Buongiorno a tutti da TG Erasmus, oggi parliamo di abbracci. È nata un'astrale iniziativa chiamata Free Hugs, abbracci gratis. Le persone coinvolte si appendono al collo un cartello con questa scritta e si rendono disponibili ad offrire a chi ne avesse bisogno un abbraccio caldo e rassicurante. Noi abbiamo fatto l'esperimento su Valencia, lasciamo spazio al servizio e fammi vedere com'è andata. Un recente studio compiuto a Los Angeles dal dottor Katz mette in evidenza che abbracciarsi rafforza il sistema immunitario, combatte lo stress e lenisce le situazioni di panico. La campagna di abbracci gratis è nata nel 2004 a Sydney, grazie a John Mann, e da allora il fenomeno si è diffuso per tutto il mondo. Sentiamo ora il racconto di Viviana, una ragazza che ha deciso di regalare abbracci a Valencia. C'era chi ci guardava con sospetto e se ne andava. C'era chi rideva, chi era timido, ma appena gli spalancavamo le braccia ci abbracciava. Poi c'era chi ci correva incontro e ci prendeva in braccio facendoci fare il giro della piazza. C'era chi ci guardava e diceva no, e c'era chi ci scattava foto. C'erano un sacco di persone che ci ringraziavano, poi c'è stato solo un ragazzo che mi ha chiesto perché lo fate e io ho risposto salute, felicità. Andiamo ora a vedere quali sono i 10 benefici degli abbracci. Aumenta la felicità, è un toccasana per la salute dei più piccoli, abbassa la pressione, aumenta l'autostima, calma le paure, fa bene al cuore, elimina lo stress, stimola la motivazione, rinforza l'organismo e infine produce un effetto anti-age. Tutto sommato i valenziani hanno dimostrato di essere abbastanza solitari. Sfruttiamo ogni occasione per abbracciarci dunque, e poi si sa, un abbraccio al giorno toglie il medico di torno.